finalmente c'è la pubblicazione di un bilancio. Lo stesso delegato ha detto che il giorno dell'assemblea venivano distribuiti, questo lo possiamo testimoniare tutti, finalmente il giorno 21, quindi 15-20 giorni prima dell'assemblea, è stato finalmente pubblicato il bilancio. Beh, un piccolo passo verso quel fenomeno a noi tanto caro di trasparenza, vedo che insomma si sta compiendo. Questo forse grazie a noi che con una certa insistenza abbiamo richiesto questo bilancio e per le annualità, per le stagioni precedenti, non era stato così facile poi rinvenirlo nel sito del comitato. Andremo a ripercorrere, diciamo, quella brutta esperienza che il comitato regionale ha inteso avviare nel lontano anno 2012, dove si è cercato di dare avvio a questo progetto, quindi individuare un'area nella cinta metropolitana, quindi nel comune di Roma, e dove così realizzare questo magnifico progetto, così come l'avevo battezzato io, dell'impianto sportivo e della sede istituzionale. Questo ha comportato un esborso, un investimento, ma qui non mi sembra di parlare di investimento, anzi di cattivo investimento, ne dobbiamo parlare, perché il Comitato Regionale Lazio, una volta individuata quest'area di proprietà del Comune di Roma, ha immediatamente sostenuto delle spese, vogliamo definirle di inizio cantiere, nella relazione che aveva accompagnato il bilancio 2018 si spiegavano comunque le origini e le cause che avevano determinato, diciamo così, un percorso a tappe molto faticoso di questo progetto. Perché? Perché si è trovato subito un forte ostacolo. L'uno addirittura, io l'avevo voluto sottolineare, il rinvenimento di alcuni reperti bellici, si parlava di bombe, quindi andava sanificata, cosa che è stata bonificata, quindi tutta l'area. Il resto, subito dopo che il Comitato Regionale Lazio avesse speso, quindi già speso, 347.791 euro. Qui è facile intendere anche ai profani, insomma, dare avvio a un inizio cantiere, spendere circa 350.000 euro. Direttore, lei vorrà convenire che insomma, è una cifra molto, 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 molto È pesante. una cifra importante. Sicuramente avranno avuto le giustificazioni contabili per spendere 350.000 euro. Certo. Fatto sta che poi, per come è andata a finire la faccenda, aver speso nel momento T con zero, cioè nel momento di partenza dell'intera iniziativa, un'ingente somma, senza avere la documentazione sufficiente per avere la certezza che se poi si poteva realizzare l'immobile, è stato sicuramente un azzardo. È un po', anche se non è esattamente un esempio calzante, è un po' come se una persona spendesse dei soldi in un'area che poi scopre che non è edificabile. Cioè, ovviamente finché sono soldi privati è colpa della persona, quando si tratta dei soldi pubblici il tema è diverso. Cioè, entriamo sul tema dell'opacità, perché Esatto. su questo punto l'informazione che noi abbiamo attraverso il bilancio è solo della spesa di questo importo, non sappiamo verso chi, né Certo. sappiamo esattamente per quale ragione si è arrivati a quell'importo, sappiamo solo l'importo.